Gloria a Dio. Leggeremo il Salmo 137 e poi vi chiedo anche di prendere Ezechiele, capitolo 1, soltanto il versetto 1. Ripeto, Salmo 137 e poi Ezechiele, capitolo 1, versetto 1. Iniziamo la lettura del Salmo. A Dio la gloria. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci canzoni di Sion. Come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spianatala, spianatala, fin dalle fondamenta. Figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Ezechiele 1, versetto 1. Il trentesimo anno, il quinto giorno del quarto mese, mentre mi trovavo presso il fiume Chebar, fra i deportati, i cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine. Fin qui la lettura della parola del Signore. Salmo 137, che abbiamo appena letto, è un canto la cui composizione, fratelli e sorelle, risulta essere di forte tensione. È un salmo malinconico, perché il popolo di Dio si trova lontano da Gerusalemme, lontano dalla terra di Dio, lontano dal Tempio, lontano dai sacrifici, dai riti, dai culti, lontano dalle feste solenne. Ormai Gerusalemme era stata invasa per 3 volte dai babilonesi, addirittura l'ultima invasione è stata rasa al suolo, bruciate le sue porte, i suoi abitanti erano stati deportati, tra cui vi ricordate Daniele e i suoi amici. Quindi Gerusalemme non esisteva più, lo splendore della città di Dio era ormai un ricordo passato, tutto il belare delle pecore che venivano portate nel Tempio per essere offerte in sacrificio ormai era svanito, i sacerdoti erano stati ormai, la casta sacerdotale era stata distrutta, annientata, deportati tutti in Babilonia. Quindi c'è una situazione davvero deprimente. Il popolo del Signore adesso è lontano dalla terra promessa, una parte, i più nobili, erano stati portati al palazzo come Daniele e i suoi amici, ma alcuni deportati appunto nelle varie province, alcuni di questi proprio vicino il fiume Chebar, presso il fiume Chebar. E lì la Bibbia ci dice che presso i fiumi di Babilonia, dice qui il salmista, sedevamo e piangevamo. Due verbi molto interessanti. Il primo, sedevamo, che non è un riferimento alla posizione dello stare seduti, ma proprio alla condizione, cioè ormai lì dimoravamo. I fiumi di Babilonia erano diventati la nostra casa. Quel luogo di sconforto, di dolore, di abbandono, di sofferenza era ormai diventata la nostra dimora, la nostra casa, il nostro stabilirsi. E poi lì piangevamo, termine che proprio riguarda il lamento, il dolore, con grande lacrime. Questa era la situazione morale, spirituale, sociale del popolo del Signore. Presso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. C'è un popolo sconfortato, un popolo amareggiato. Addirittura pensate che ai salici, un'espressione poetica, è un canto questo, un'espressione poetica per dire
proprio questo, avevano rinunciato pure alla lode al Signore, avevano rinunciato alla preghiera, alla lode, al canto, ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. I babilonesi, i nostri aguzzini, nei campi di concentramento ci chiedevano delle canzoni a mo' di presa in giro, ci chiedevano delle canzoni come se fossero come se fosse un momento di folklore, ma noi non potevamo cantare perché eravamo lontani dalla nostra terra. I canti sacri non li avremmo mai cantati in questa terra di desolazione. Il popolo di Dio presso il fiume Chebar rappresenta un po' la Chiesa del Signore oggi. Fratelli, un po' tutti noi stiamo vivendo una sorta di deportazione. Un po' tutti noi siamo sulle sponde del fiume Chebar. Un po' tutti noi abbiamo delle sofferenze, o no? Tutti noi abbiamo delle prove. Tutti noi alle volte ci ricordiamo il passato con una sorta di malinconia. E tutti noi stasera abbiamo delle sofferenze, dei problemi, delle malattie, dei casi particolari. E ci sentiamo un po' come il popolo di Dio presso il fiume Chebar, lì seduti a piangere. E abbiamo appeso forse anche addirittura le cetre sui salici. Abbiamo smesso di pregare, di cantare, di servire Dio con zelo. L'entusiasmo è finito, la fede di una volta è scemata, e lo zelo, l'entusiasmo è diminuito. Ormai siamo seduti, ormai stiamo piangendo, poi come se non bastasse questa pandemia, è come se avesse contribuito ulteriormente ad un'altra sorta di deportazione. Notate come anche nei culti il fervore spirituale che Dio merita, perché Dio merita il fervore spirituale, sembra che ormai è stato appeso ai salici. E ormai tutto è, come dire, rinviato, non c'è più speranza. E ormai davvero viviamo un'epoca dove la Chiesa del Signore sembra deportata presso i fiumi di Babilonia. Ma abbiamo letto, fratelli, che mentre un gruppo di ebrei sedevano presso i fiumi piangendo e ricordando il passato, abbiamo letto in Ezechiele 1:1 che presso il fiume Chebar il profeta di Dio vide, spero vi sia un gloria a Dio, i cieli aperti e visioni divine. Noi stasera vogliamo ricercare il Signore. Fratelli, siamo tutti presso il fiume Chebar. Voi o non voi, siamo stati tutti deportati in questo periodo. È come se il nemico ci avesse tolto dalla nostra dimora e portato in una dimora che non è nostra. Ci sono sorelle e fratelli in ospedale. Non è la loro dimora quella. Alcuni sono a casa affetti da problemi e coinvolti in situazioni particolari e non è la loro dimora, perché Dio non vuole che dimoriamo nel dolore. Dio desidera che abitiamo nella gioia. Dio non vuole che abitiamo nella malattia. Dio vuole che dimoriamo nella guarigione. Il Signore non ci vuole nel luogo della maledizione, ma ci vuole nel luogo della benedizione. E spesso ci sentiamo deportati in un luogo che non ci appartiene. Tuttavia, fratelli, anche quando siamo presso i fiumi Chebar, anche quando siamo presso abitazioni, dimore che non ci appartengono, anche quando attraversiamo, per dirla con un messaggio biblico, la valle dell'ombra della morte, possiamo dire stasera che Dio è con noi. Signore, aiutaci, perché nonostante viviamo tutti presso il fiume Chebar, possiamo continuare a vedere nel fiume Chebar, a Babilonia, lontani da Dio, dalla terra di Dio, possiamo continuare a vedere i cieli aperti e visioni divine. Il profeta Ezechiele ci ricorda che presso il fiume Chebar, proprio dove erano i deportati del Salmo 137, proprio dove quelli sedevano e piangevano, ricordandoci di Sion, nello stesso luogo dove alcuni avevano appeso le cetre ai salici, il profeta di Dio vide i cieli aperti e visioni divine. E la mia domanda è questa sera. Tu sei uno di quelli che appartiene al Salmo 137? Ci sono tra noi i credenti che hanno appeso le cetre ai salici? Ci sono tra noi i credenti che continuano a vivere con il ricordo glorioso del passato e sono ormai avviluppati nella triste loro realtà?
O tra noi ci sono alcuni che vogliono realizzare stasera per fede nel nome di Gesù la potenza che c'è in Ezechiele 1:1. Mentre stavo presso il fiume Chebar, vidi i cieli aperti ed ebbi delle visioni divine. Io non so voi, ma io voglio sperimentare la potenza di Ezechiele 1:1 questa sera. Vogliamo vedere la gloria di Dio. Anzitutto, fratelli, permettetemi tre semplici verità. La prima: non perdiamo la speranza. Nel tuo problema non perdere la speranza, perché la dimora che attualmente stai occupando non è la tua dimora fissa o eterna. Il problema che stai vivendo non durerà per sempre. Chebar è la tua abitazione temporanea, è un passaggio, perché il popolo di Dio, gloria a Dio, è ritornato a Gerusalemme. Era quella la sua città, era quella il posto dove Dio la voleva. E io voglio dirvi stasera che Dio ha preparato per noi la Gerusalemme celeste. Il Signore ci aiuti stasera, perché Dio ci raggiunge pure presso il fiume Chebar. Come raggiunse Ezechiele, può raggiungere noi questa sera, nella nostra condizione di afflizione, nel nostro lamento, nelle nostre lacrime, nei nostri perché, nei nostri dubbi o nelle nostre malattie. Dio ci può raggiungere. Dio ci può raggiungere. Dio può aprire i cieli di Babilonia. Fratelli, ma vogliamo dare gloria a Dio questa sera? Dio può aprire pure i cieli di Babilonia, perché non c'è terra che Dio non possa, all'interno della quale operare prodigi e miracoli. Io voglio dirvi che Giuseppe in Egitto vide la gloria di Dio, Daniele a Babilonia vide il Signore in suo favore, Ezechiele presso il fiume Chebar vide i cieli aperti. Non importa ciò che stai vivendo o ciò che stai attraversando, è proprio lì che Dio vuole manifestare la sua gloria e vuole trasformare il fiume Chebar, questa sponda di tristezza e di angoscia, in una nuova opportunità di benedizione. Dio ci aiuti a non perdere la speranza. Vogliamo continuare ad essere motivati. Amen. Fratelli, vogliamo continuare a venire al culto con un motivo. Vogliamo continuare a lodare Dio con un motivo. Ci sono alcuni che mangiano e mangiano senza motivo. Li conoscete voi quelli che mangiano? Io no. Non so cosa significhi mangiare senza motivo. Io mangio perché ho fame. Io mi nutro perché ho fame. C'è un motivo perché mi nutro. Eppure voi, o no? Alle volte non abbiamo fame e qualcuno ci dice: mangia, anche se non hai fame, mangia. A me non mi è mai successo che mi dicono mangia anche quando non ho fame, perché ho sempre avuto fame in vita mia. Non so che cos'è l'inappetenza, ma io mangio e voi mangiate perché? Perché c'è un bisogno dentro di noi, c'è un motivo, abbiamo fame. Fratelli, vogliamo continuare a venire in chiesa con un motivo. E se io vi dicessi che nel corso del tempo si è venuti in chiesa senza motivo? E se io vi dicessi questa sera che alle volte si cantano i cantici senza motivo, senza uno scopo, senza un interesse, senza un obiettivo preciso? E se alle volte, se io vi dico che alle volte capita pure che si serve il Signore senza motivo, non ci sentiamo più motivati in quello che facciamo, abbiamo appeso ormai le cetre ai salici. Signore, stasera aiutaci invece a vedere la tua gloria e a non perdere la speranza, anche se viviamo in dimore temporanee molto tristi. Dio ci può raggiungere e può manifestare la sua gloria. Non soltanto Dio ci chiama a non perdere la speranza, ma rimaniamo in comunione con il Signore mentre stiamo presso il fiume Chebar. Che dite? Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo. Ci chiedevano delle canzoni quelli che ci opprimevano. È vero, gli aguzzini, i babilonesi, chiedevano delle canzoni non per lodare il Signore, non perché volevano sentire le opere grandi di Dio, ma chiedevano canzoni così per vedere un po' come cantavano gli ebrei, per prenderli in giro.
ripeto, a scopo folcloristico. E gli ebrei rispondono di no, perché i canti sacri non si cantano in questo modo. Avevano timore di Dio e gelosia e amore per Gerusalemme, ma intanto se ne stavano seduti e piangevano. Ma presso il fiume Chebar, in Ezechiele 1:1, c'è un profeta il quale vede i cieli aperti e ha visioni divine. E se non mi sbaglio, fratelli, Dio apre i cieli e concede visioni soltanto a coloro i quali vivono in comunione con Lui. Signore, stasera aiutaci, tutti quanti viviamo presso il fiume Chebar, e la Chiesa del Signore in Italia e nel mondo intero, in questo momento, si trova presso il fiume Chebar, è in deportazione. E mentre tanti appartenenti a chiese evangeliche, scritti nel registro di chiesa, hanno appeso le cetre ai salici, c'è la vera Chiesa del Signore, quel residuo fedele che nonostante vive un tempo difficile rimane in comunione col Signore e sta continuando a vedere i cieli aperti, e Dio sta continuando a dare a questi nuove visioni spirituali. Signore, aiutaci. Mentre alcuni hanno appeso le cetre ai salici dicendo ho paura, non vado al culto, alcuni invece rimangono in comunione col Signore e dicono continuiamo ad evangelizzare perché Dio continua a salvare altre anime. Signore, aiutaci stasera a trovarci tra quelli che rimangono in comunione con Te. Concludo. Dio può trasformare il fiume della sofferenza, il fiume Chebar, nel fiume della benedizione. Guardate che vedere i cieli aperti, avere visioni divine a Babilonia, presso il fiume Chebar, era un miracolo straordinario. Perché per il popolo di Dio, fratelli, era il tempio il luogo all'interno del quale Dio si incontrava con il suo popolo. O no? E il popolo non poteva incontrare Dio. Era il sommo sacerdote che entrava a pro del popolo, a favore del popolo. O no? E Dio si incontrava col sacerdote, lui vedeva la sua gloria. E poi era il sacerdote che espiava i peccati di tutto il popolo una volta all'anno nel giorno dell'espiazione. Ma a Babilonia si verifica qualcosa che poi sarà particolarmente adempiuto nel Nuovo Testamento. Il Signore già dà accenni a quella che sarebbe stata l'adorazione in spirito e verità. Vi ricordate quando in una casa il profeta Geremia incontrava gli anziani? A Babilonia andavano a consultare il profeta e il profeta parlava loro da parte del Signore. Tutto questo avveniva a Babilonia, presso il fiume Chebar, perché Dio può trasformare il luogo della sofferenza, il luogo della deportazione, in un luogo di benedizione. Fratelli, questo è un tempo di grandi opportunità. Oh, neanche un amen, pure a pagarlo. Questo è un tempo di grandi opportunità. Fratelli, questo è un tempo in cui il Signore può battezzare con lo Spirito Santo. Questi sono tempi ancora dove Dio può guarire dalle malattie. Sono tempi in cui Gesù può ancora salvare anime. Sono tempi questi in cui Gesù può ancora liberare dai demoni. Sono tempi ancora di grandi opportunità, di grande offerta. Non è vero che il Covid ci ha limitati, il Covid ci ha messo delle restrizioni. Tutto questo è vero sotto il punto di vista sanitario, ma questo è un tempo in cui Gesù può ancora operare. Non mettiamo limiti, si dice, alla provvidenza. Non mettiamo né tantomeno limiti al Signore. Sono tempi di grandi occasioni. Fratelli, approfittiamone, rimaniamo di più vicini al Signore. Siamo tutti ormai deportati vicino al fiume Chebar, ma lì possiamo continuare ad alimentare la speranza, lì possiamo continuare ad avere comunione con Dio, lì possiamo vedere quel luogo trasformato in un luogo di incontri ravvicinati con lo Spirito Santo. Chiniamo il capo, preghiamo insieme il Signore. Gloria a Dio, gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore.
mentre tutti abbiamo gli occhi chiusi, il capo chino, vogliamo cercare il Signore insieme? E io vorrei farvi una domanda questa sera, vorrei che rispondeste ad un appello che lo Spirito Santo ci fa. Vogliamo trovarci tra i deportati presso i fiumi di Babilonia? Vogliamo trovarci tra quelli che sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion? Vogliamo trovarci tra quelli i quali hanno appeso ai salici le loro cetre? Oppure vogliamo trovarci questa sera presso il fiume Chebar, fra i deportati? I cieli si aprirono e io ebbi visioni divine. Non importa qual è la tua dimora, non importa cosa stai vivendo, se Dio ha permesso nella tua vita un momento di difficoltà, non ti puoi giustificare dicendo: ho appeso le cetre ai salici perché mi trovo a Babilonia, siccome Dio non mi ha risposto quindi non canto più, siccome Dio non è ancora intervenuto allora io non vado più al culto. Non è tempo né di sedersi né di piangere. Se stai vivendo un momento difficile, è tempo di vedere i cieli aperti e che Dio ti dia nel nome di Gesù nuove visioni. Non è tempo di scherzare, non è tempo di appendere le cetre salici. E io voglio supplicare tutte le sorelle presenti questa sera, e voglio supplicare nel nome di Gesù tutti i fratelli presenti questa sera. Io vi supplico nel nome di Gesù, non appendete le cetre ai salici. Nel nome di Gesù non lo fate. Vi supplico per le compassioni di Gesù, non appendete le cetre ai salici. Ma chiedete a Dio di aprire i cieli della vostra vita. Chiedete a Dio nuove visioni spirituali. Chiedete a Dio un nuovo incontro. Chiedete a Dio potenza spirituale. Chiedete a Dio nuova Pentecoste. Chiediamo al Signore nuova potenza di Dio. Abbiamo la possibilità di scegliere questa sera. O trovarci tra quelli seduti che piangono ricordandosi di Sion e di ciò che è stato, o tra quelli che, vivendo la stessa difficoltà, hanno speranza, hanno comunione con Dio e sanno che Dio può trasformare una circostanza avversa in una gloriosa opportunità. Io voglio rivolgermi stasera a tutti voi presenti, e mentre abbiamo gli occhi chiusi e il capo chino, se qualcuno tra voi si trova a vivere presso il fiume Chebar, ma lì vuole vedere la gloria di Dio, alzati in piedi e pregheremo insieme il Signore per te questa sera. Se ti trovi nel luogo dell'afflizione, Dio è potente da liberarti. Se ti trovi nel luogo della desolazione, Dio è potente da liberarti. Dio ti benedica, fratello. Gloria al Signore. Dio ti benedica, sorella. Gloria al tuo nome, Gesù. C'è qualche altro stasera che vuole vedere Dio muoversi nella propria vita? Alleluia. Incantiamo insieme questo cantico di lode al Signore mentre altri rispondono all'appello questa sera e chiedono a Dio insieme a me: Signore, aiutami a rimanerti fedele presso il fiume Chebar e lì a cercare la tua gloria. E la Chiesa invochi il Signore questa sera. Gloria al Signore. Alleluia, alleluia. Oh, v'è un fiume puro che sgorga da Gesù. V'è una fonte che lava il peccatore. T'adoriamo Gesù, t'adoriamo Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ci alziamo tutti in piedi e cantiamo insieme. Nel tuo fiume, Signore. Alleluia, alleluia.